Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in una nuova night routine. Questa, naturalmente, autunno 2020 nella mia nuova casetta in Olanda. Oggi sono uscita, ero fuori casa, non sempre esco perché, come sapete, appunto lavoro al computer, ma oggi appunto sono uscita e qui sono rientrata. La prima cosa che faccio, volevo farvi vedere l'outfit perché oggi sto indossando la mia nuova camicetta Saint Laurent e comunque la prima cosa che faccio quando arrivo a casa, tolgo le scarpe. Oggi indossavo queste bellissime ballerine di Valentino e naturalmente metto le ciabatte, le mie sono sempre molto buffe. Questo è il pompon e poi vado subito nella mia cabina armadio e metto subito al loro posto la borsa, le scarpe, i vari accessori, perché sono abbastanza fissata con l'ordine, come ben sapete. Qui sono nell'altra cabina armadio, quella per quella dei vestiti, e vado subito subito a mettermi comoda con il mio accappatoio. E voilà, ecco fatto. Adesso, visto che non sopporto i gioielli, devo subito togliere tutto. Come ben sapete, tolgo subito appunto tutti quanti gli accessori. Questo è l'anello di Cartier, è l'anello Love che adoro, infatti sto pensando di prendere anche il bracciale. E, poi oggi indossavo il mio Panthère di Cartier, il mio orologio che adoro, lo indosso sempre. E poi metto via appunto tutto il resto degli accessori. Avevo il bracciale, quello Dior, poi l'altro bracciale con la mia iniziale di Louis Vuitton e tutte le collane invece erano di Miss Soma. Eccolo qui anche il bracciale Hermès. E poi passo subito alla skincare perché è molto importante e me lo dice sempre la mia amica dermatologa di togliermi subito il trucco appena arrivo a casa, così faccio subito subito respirare la pelle e quindi vado appunto ad usare l'acqua micellare per struccarmi, vado a tamponare inizialmente per bene il dischetto di cotone imbevuto di acqua micellare sulla palpebra e sulle ciglia, così poi riesco a rimuovere il trucco più facilmente. La mia pelle diventa sempre abbastanza rossa quando mi strucco, ma è normale, non vi preoccupate. Stessa cosa dall'altra parte, prima picchietto per bene in modo che appunto si sciolga il mascara e poi vado a rimuovere. Devo sempre stare attentissima a rimuovere completamente tutto, tutto, tutto il trucco. Mi raccomando, fino a quando il dischetto di cotone non risulta completamente pulito, dobbiamo continuare appunto a detergere il viso. Poi vado ad usare, prima inumidisco il naso e poi vado ad usare il mio Punti Neri Stop, anche questo di Verde Oasi. È fantastico perché è un'alternativa ai classici cerotti, quelli per i punti neri. Stavolta vado a metterlo solo sul naso, ma di solito lo metto anche sul mento, anche al centro della fronte se ho bisogno, e va appunto a purificare e a togliere tutti i punti neri nella zona in cui lo applichiamo. Però evitiamo l'effetto strappo dei classici cerottini, che è una cosa che mi è sempre stata un po' antipatica. Ecco, quindi vado semplicemente a massaggiare il prodotto per bene e poi vado a risciacquare ed è fatta. Pettino le sopracciglia, come al solito da quando ho la lavinazione devo sempre è entrato a far parte della mia routine, diciamo, questo step, e vado sempre a pettinare bene le sopracciglia. Asciughiamo il viso e poi vado ad applicare la mia crema idropurificante effetto matte. Questa è una crema idratante molto delicata e effetto matte, quindi è perfetta per le pelli miste. L'adoro perché idrata bene pur non rendendo la pelle lucida. Mi raccomando, applichiamo la crema sempre anche su collo e décolleté, molto importante.
Adesso, visto che ho diversi brufoletti, vado ad applicare il mio SOS Brufoli di Verde Oasi Milano. Questo è pazzesco, contiene tea tree oil e lavanda e va semplicemente applicato direttamente sui brufoli. È un olio secco e secca i brufoli molto molto velocemente. Se il brufolo è fresco ed è appena uscito, lo sgonfia in una notte. Se invece è già uscito da qualche giorno, ci mette un pochino in più, ma è fenomenale. E poi passo invece agli occhi, vado ad applicare i patch, gli eye patch di Chanel. Sto testando questi patch ultimamente e mi stanno piacendo molto, devo dire, quindi andiamo ad applicare questi. Non sto dormendo tantissimo ultimamente e quindi ho decisamente bisogno di una ricarica di energia in più al contorno occhi. Ok, skincare fatta, passiamo soltanto ancora alla crema mani. In questo periodo le mie mani, specialmente con la bicicletta, soffrono quando inizia a fare un pochino più freddo, quindi devo correre ai ripari e prima che inizi la stagione fredda fredda vado appunto ad idratare ogni sera le mani con la nuova crema Chanel che mi sta piacendo tantissimo. Qui ci sono i gattoni, sono tornata in soggiorno e vado ad accendere questa candela, ragazzi, che sa, è proprio autunnale, ha un buonissimo profumo, non saprei descriverlo, un po' speziato insomma, e la adoro. Poi queste sono le jewel candle, le candele gioiello, quindi all'interno ci sarà anche un gioiello. Poi con il mio accappatoio tutta casereccia vado in cucina e visto che ho cenato fuori oggi, quindi non ceno ma vado a farmi una tazza di tè e uso il mio bollitore della Smeg rosa rigorosamente, molto proud. Mi piacciono un sacco i miei nuovi elettrodomestici. Poi con una delle mie tazze preferite, questa è quella a forma di unicorno, fantastica, appunto vado a fare il mio tè. Questo è un tè semplicissimo della Lipton, niente di eccezionale. Voilà, è in realtà più una tisana questa perché è deteinato. E poi mentre aspetto che il tè si raffreddi un pochino, vado a dare le coccole ai gattoni. E qui c'è il gatto Denver che ha sempre voglia di coccole e vuole sempre darmi i bacini e mi scartavetra tutta la faccia. Ma lui è veramente l'amore, lo vedete, vuole proprio darmi i baci lui, è una cosa incredibile. Poi, quando Gatto Denver me lo permette, vado a rispondere alle email perché ho sempre tanto lavoro anche la sera e quindi ne approfitto e se ho un po' di tempo libero vado e mi metto subito a rispondere alle email, a preparare qualche fattura e appunto a sbrigare le ultime cose mentre sorseggio il mio tè caldo e la mia tisana calda. Poi naturalmente ogni sera rigorosamente prima di andare a dormire vado sempre a controllare i vostri commenti e rispondo ai vostri commenti o lascio cuoricino, insomma vado a leggere tutto quanto, voi lo sapete, ci tengo a farvi sapere che sono presente, che vi leggo anche se non riesco a rispondere sempre a tutti perché io sono una, voi siete tantissimi. Però ci tengo appunto a farvi vedere, a farvi sapere che ci sono, vi leggo e appunto mi metto sempre lì e metto cuoricino a tutti. E poi arriviamo in camera da letto, ta-tran, pigiama e mi metto comoda. Oggi voglio guardare questo film su Netflix che si chiama The Social Dilemma. E ne ho sentito parlare tantissimo e fatemi sapere nei commenti se l'avete visto anche voi perché appunto lo consigliano tutti. Ad un certo punto comincio a sbadigliare, comincio ad avere super sonno, quindi direi che è il momento di andare a nanna. Metto via i cuscini e preparo appunto il letto per la nanna e questo è quanto per il video di oggi, mia family, spero che vi sia piaciuto, io vi mando un bacio, un grande bacio e a domani, ciao!